Guardate qua, pioggia nell'hotel 5 Stelle. Pioggia, preparati che adesso andiamo a trovare un personaggio particolare, Flaminio, l'eremita della Val Seriana. Per questo vale oro, arriva dalla Val Maira. Qua le cipolle raddoppiano. Brava Pioggia, lasciaglielo ancora un po'. Vale, adesso prendo qua su la strada che vado da Flaminio, l'eremita della Val Seriana. Pioggia procede per la strada, nessun problema. Mi sono messo il cappellaccio perché devo, non essere troppo appariscente con Flaminio. Flaminio è un personaggio storico qua della Val Seriana. Infatti lo chiamano l'eremita. Adesso vi giro la camera, vi faccio vedere già lassù che mi aspetta, perché c'è il nostro amico che è già andato avanti a dirgli che io arrivavo. Flaminio abita in quella casa lì dietro, adesso si vede poco, comunque poi ci arrivo da sotto. Oila! Ciao Flaminio! Ciao Flaminio! Anche mio! Allora arrivo da Cuneo! Per venirti a trovare, a conoscere! Da Cuneo, dal Piemonte! Dai, adesso scendo! Lo lascio al pascolo qua! No, no, salta pascolo! Guarda qua che ho portato la bottiglia! Facciamo il brindisi! Flaminio! Guarda qua! Facciamo il brindisi da Cuneo in Val Seriana! Ok, 4 miserges! Anche lei, a beve! No, ma lei sta lì, scappa! Sì, scappa! Ma fa palle! Dai, tacca lei che sono! Attacco! Dopo la trovo più, dai! E ma intanto va il camion che laggiù! Tacca lei che sono! Ma uno mi... Brido! Santa Pasti! Ma che blami! Ma tu hai detto che sei l'eremita della Val Seriana? Guarda, non ascoltare quelli lì, che contano tutte solo balle. Ah, ma i suoi amici sì che so! I suoi, appunto perché! Ah. O vogliamo andare qua al tavolo? Ma no, ma stiamo bene qua, tranquillo! Ma lui è mia, ma qua il tuo... Spiegami un po'. Siediti qua te che mi siedo qua. Il tuo abbigliamento. Ma no, le scarpe mi ha regalato. No, le scarpe ok, plastica. Ma il giubbotto. Fatto io anche questo. Questa cosa è l'ala di pecora? Quello sopra è un pezzo di perché è questa sotto è di pecora. Ah. Dopo si era consumata qua e ci ho attaccato un pezzo di una coperta che ci avevo su, l'ho rinforzato. no, ancora. Sì, viva, gemellaggio, Cuneo Val Seriana. Però mi lasci il cognome, che se arriva quello di Cuneo ti chiamiamo. Volentieri. Io a parlare a te, quattro, però lì insieme con Dioter. Io lo so, sicuro. E che l'ho tragarissi insieme con Dioter. Dopo me mi dica il naso io, che faccio un Renato per la fiera. Per la fiera e le risorse mai sono. Ma senti un po', mi ha detto che sei tu l'ideatore della fiera delle capre. Ma no. No, che lì è per un Renato. Mi ha detto che sei tu l'ideatore di tutto. Ma non voglio più entrarci io con le capre che sono brutte bestie. E adesso hai le pecore? Sono lì. Cinque pecore grosse. Ebbene. Due maschi e tre agnelli piccoli, sono 11. Domenica sei anche 13. Giù, domenica vieni anche giù in fiera? Mai è sarà detto. No, ti vengo a prendere con la mula. Sì, sì. Hai provato.
No, mai, non sarà, sono vent'anni che non ci vado. Attenzione, non vado più in città. Dopo sali sulla mula, ti faccio. Dopo sali sulla mula. No, 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 no. Non riesco più neanche a venire giù. No, no, come il pasciume era passato di cagli. L'asino il mio l'ho venduto perché l'anno scorso, il primo di gennaio, però lo stavo portando su un po' di lettame, l'ultimo due o tre viaggi, e mi ha dato, lunga da spiegare, insomma mi ha strappato giù, sono venuto giù lì dietro, e mi sono fatto male una spalla, e fa male ancora anche adesso. Per cugino, ma se alzo e se lo alzo fa male ancora, un anno e più. E l'ho venduto perché lui è bravo, bravissimo, però è giovane e c'ha voglia di giocare. Ah, sì, sì, sì. E l'ho venduto a uno che sta su là che ha 4 o 5 asini. E mi hanno detto che l'hanno visto a Predasso. Che le caglie sono banda, che il caglie che la macchinetta sì. E te te che mio lui. Perché me lo dice, quello lì sta attento, eh. Ma come qua pianti le patate, cosa fai? Pianto tutto le cose dell'orto, no? Sì, sì, patate, carote. Stavo mangiando quando sei arrivato. Devo trapiantare l'aglio. Ah. Perché l'anno scorso mi è rimasto giù un po' l'aglio che non l'ho trovato perché c'era troppo erba. E lui ha germogliato adesso. Adesso è già alto così. E lo sposti. Lo trapianto, scelgo quelli migliori e... Ma puoi mettere giù anche il frumento? Il frumento me l'ha mangiato i caprioli. Pensavo fosse state le sue capre, invece no. Portate i caprioli, tutto me l'ha pelato. E i lupi ne avete qua? No, lupi mai sentito. Lui ha detto che ha visto l'Alice una volta. Luca tanti anni fa. Sì, ma poi l'ha trovata l'anno scorso, è uscito proprio l'articolo sull'eco. L'Alice Boario. Poi parlavano anche l'anno scorso e avevano trovato dentro un lupo, però la conferma non c'è mai stata. Ma arrivano anche qua, se non li avete ancora avuti mi dicevano tutti quello. L'anno scorso verso agosto dicevo che avevano trovato dei caprioli sbranati, su Boario. Sì, sì, ma sicuramente. Però la conferma non c'è mai stata, magari sono cani selvatici. Ma meglio così. Ma arrivano, vedrai. Da noi arrivano? Da Cuneo? Da Cuneo ne abbiamo da vendere, da regalare, li regaliamo. Vado giù a prenderli, dai. Che ne dici? Appalose! Appalose, so io cosa vuol dire. Ma tutti qua capitano. Più pesante. Li usi le pelli degli agnelli. E questo è il telaio per tessere la lana, per filare. Di solito quando tessero lo tiro avanti, ma non ho filato niente. Che sono ferito. Quelli non filmarli però. No, questi. Aspetta, un segreto questo. Sei mandato a sciare? Sì. No, non filmarli perché non si può. Non si può, sto inventando una cosa, dai. Lasciala là. Non si può filmarli. Cos'hanno? Girale là. Devo aprire e accendo la luce. Accendi la luce? Ok. Fa vedere. Acceso. Fa vedere a filare. Questi sono... l'olio di iperico che ho usato oggi a fare i massaggi. Oh! Questo è un tornio! Oh, è per filare! Ah, oh, ma va! Ho fatto la colla! Qualche giorno... ehi! Due o tre giorni, dopo ti faccio vedere la colla! Ecco! Ehi, adesso sono via a parte! Vedi? Te devo farci un nuovo... dovrò filare un po' perché... fammi vedere come si fa. Sì, no, non adesso, ma dopo dovrò filare perché mi serve il filo per aggiustare i pantaloni. Quanti ne hai pantaloni di ricambio? Oh, se non ho uno di pelle mai usato, mai riuscito a... Primavera lo metto.
Ma non so se parte adesso perché. Ma li metti su in primavera, li togli in inverno? Hai detto, c'è già male lì. Senti la mula, senti la mula, chiama gli asini. Che no, avevo fatto. A te è scuro mo, no, no, così, ecco, vai. Oh. Poi bisognerebbe star seduti, se no non si riesce bene. Ehi. Aspettale. Allora, e poi lì. Allora, questo gira e lì la fili. E in teoria dovrebbe andare avanti da solo. E adesso non va però. E perché bisogna sistemare qua il freno. Che questo. Insomma, c'è che tiri. Ecco, se avevo un po' di freno, forse. Ma è un anno che non filo, Ma rimani senza pantaloni? Ehi, sono curto. Da, basta, a se ne è legato il gruppo. Allora, ritiriamo. Comunque l'idea c'è. Dopo, se vuoi ti faccio vedere i pantaloni della festa. Quelli da festa? Dai. Ma stai con la testa però, perché qua non ci passi, Ah, ci passo. Quelli sì, qua, sì, hai visto. Sta attento il gol, Passo. Questo c'è la luna l'anno scorso, dovevo farci inquadrare il quadro, ma non c'ho il vetro. Questi sono i pantaloni. A questi li hai fatti anche te? Sì, ma io. E li metti. Questa è la giacca. A quella la giacca. Pantaloni e che. Là. E tasconi e tutto. Sì. E questo è il mantello. L'altra sera ce l'avevo il mantello. Genero. Ma adesso la lobbia no. Se non vai giù in paese, a che feste le usi? No, Genero. No, l'ho usato qualche volta in giro con le pecore. A novembre ha fatto qualche giorno freddo. Andare in giro, certo che l'ho messo. Questo ci ho impiegato un inverno intero a farlo. Aspetta che ho sette cattucchi. L'altra sera l'ho usato, stato lì un'ora, lì fuori. E non ho sentito freddo questo. Dopo che ne ha. Bravo te! Questa è la giacca! Neanche le. Non so come si dice. Tutto l'ana di pecora! Quanta certo! Questa è la tutto! Mutandoni e compagnia tutto assieme, no? Un po' che uomo. Bravo te! Balletto Castello! Questo è il frumento che ho fatto io 3 anni fa. Vuoi vedere a macinarlo? Dai! Se mi fai venire in mente, però giù di basso, giù di basso poi. Questo me l'ha regalato il Marco, l'ho piantato ieri. Questo? Questa è la. Ecco! Questo è il corno che mi ha regalato chi ne sa più, che calino, Biso. Me l'ha regalato 3 anni fa. Questa è la campanella che usavo io a scacciare il Generù. Il mio ha trovato un distrato, dubba sempre che lì. C'è ancora un reparto qua. Cosa hai ancora? Disastro. Magazzino. Ah, qua il frigo, la cella frigorifero. Questo lo. Cosa sono? Salsicce? È un agnello.
Questo è il fegato. E si conserva così? Sì, per un po'. Questo è un agnello che macellato 2 o 3 mesi fa e quasi mai a tutto. Questo l'ho macellato 10 giorni fa. Come salami, insomma. Come salami, sì, sì, sì. Drogato come i salami, schiacciato, pressato 2 o 3 giorni, e di più, 8 giorni, e l'ho preso 2 giorni fa. Se vuoi assaggiare, io... Tu hai fatto il vaccino per il Covid? No, che c'è. Ah, bravo! Questi non... sono i vaccini veri. Ma non c'è, sono sempre qua, solo cosa vuoi che... Non hai nessun contatto? Ma non sono venuti a cercare per vaccinarti? No, no. Ah, non vengono. C'ha paura di me. Ah, boh, giusto che sia così. Sta attento la testa, No, no, faccio attenzione. Faccio attenzione. Ma qua lampadine non ne hai? No. La luce non c'è? Beh no, senti qualche rebre per pagare la corretta. E dopo prendo la scossa. Qua stavo studiando il cinese. Ah. Ed è sui dormire, giù maiale. Filare fang. Chi bisogna? Vabbè, di mangiare la pizza. Ma chi è che ti fa scuola qua? No, c'avevo un manuale, ce l'ho prestato suo nipote, ma te lo porto a Natale e invece ne mi arriviamo. Ma chi doveva già? Guarda, lei è la famiglia. Ah, altri pantaloni, lei dappertutto pantaloni. Ce l'ho lì un'altra giacca lì. Ah, boh. Caldo, fammi vedere le pecore ancora. E io dopo. Ma pensavo, per fare il vaccino anti-Covid dovrebbero toglierti il sangue a te, qualche goccia e facciamo il vaccino. Io te lo compro subito, lo compro, anche se me lo regalano, io lo compro. Una volta ero in casa di un medico, che non c'è più, Bernini, e mi ha chiesto che gruppo sanguigno c'hai. Ah, non lo so, perché io il sangue non me l'ha mai cavato. Arrivo lì, dopo qualche giorno, mi ha detto, dammi il dito. Arriva con un macchinino, poi va. Fa un minuto, poi arriva. Ma che caldi c'hai? Non era passato l'ago. L'ago non passava, ma fammi vedere le mani. Oh, ma che sto dito qua, me lo scotto sempre. Ma sembri, ma sei originario di qua? Io sono nato là sotto il campanile. No, perché a vedere dal colore delle mani sembri giù. Sono sporche, no? Ah, cazzo, lavori. Ma passo le tabelle stamattina, dai. Ho spaccato quella legna lì stamattina. Ah, boh. Campa, cavallo, campa. Che ne dici di questa mula, ti piace? Ah, no, guarda a me, per cavalli, lascia a me. Appaloso. Appalosa. Lei è cavallo indiano, no? Eh sì, e lì è la marca delle selle. Vuoi fare un giro? No. Ma dai, dai, ti aiuto a salire. Ehi, porta via che lo vuole. Cos'hai qua? Madonna mia. Cos'hai? Oh, Madonna. Questa è una meridiana, ma adesso non c'è il sole. Era quella vecchia, adesso ne sto facendo un altro. Questa batte la faccia. La Marteleura. Ma adesso non so se è va, automatica. Non so se va perché. Ma forse. Metti sotto la faccia. 10 colpi al secondo. Forse. Ma l'hai costruita te? La ruota no, ce l'avevo. È una ruota di un carro. Io no, gli hai messi i perni. Ma hai fatto delle scuole di ingegneria o ti sei inventato tutto? Il giorno migliore della mia vita, il più bel giorno, è stato quando ho smesso di andare a scuola. Perché mi sono ammalato, quella mattina lì sono svenuto e sono stato a casa da scuola. E meno male! Almeno quella lì mi è andata bene. Beh, comunque questo è un bellissimo macchinario. Ah, il frumento! Aspetta che ti faccio mandare. Ma un po'! Un po' mi va bene perché risparmio mezz'ora di tempo.
E dopo... Ok, quella lì no. Questa... Questa è una, ma la migliore è questa. A secondo e come la regoli, del, ecco. A secondo la pendenza del prato, la regolo no, l'inclina su. Adesso non giro. Certo. Dai l'inclinazione, sì, sì, sì. E non c'è nessuno. E il fieno lo fai tutto così, a tagli tutto così. Questo è un altro sistema, però quello è meglio. E adesso dovrò usare questa perché quella ormai è finita. Però quella taglia di più. Questa me l'ha regalata, poi si è rotta, me l'ha saldata. Questa è l'ultima. Vabbè, è troppo acciaiosa. Per gli spini. Sai che adesso lo sto inventando. La faccia... Ma no, ma te lo dico mica. Ma diao! Ma parla! No, no. Ma figurati. Me la compri? No, no. Se funziona, che... tu lascia il tuo indirizzo a lui. Ah. C'ho una faccia speciale, la collauderò. Questa primavera, questa se funziona, facciamo la faccia. Non ti dico, poi una cosa. Mai visto una cosa così? Fa vedere, sì, dai. No, no, no. Non filmo, non cosa fai lì adesso? Macinare il frumento. No? Ruoti a mano così, sì. E metti il grano lì dentro. Sì, dentro non ce n'è più, l'ho pronto per... Ce l'avevo lì, ma... ma per stasera domani sono... Ma poi ti fai il pane? No, il pane no. E cosa ne fai? Gnocchi, pasta. Ah, ok. Guarda che bello. Ben. Questa trae che virba. Però qua c'hai ancora... Allora, qua c'hai ancora la Marteleura, quella originale, no? Quella anche, lì. Anche, sì. Quella lì. Perché a volte... Per esempio sulla punta quella faccia là non riesco. Ah, lo fai a mano con quella. Un artista, sei un artista. Se non ci fossi bisognerebbe inventarti. La meridiana è l'orologio. La mattina al passare la calafolè e si è giusto. E manca 3 minuti. Sono mia salita adesso, o l'anno, sono le mie salite mattino. No, manca, sì, le sbagliate. Dopo lo muso, no, te chiede giù. Ma dopo va a porta, beh, sbagliatemi. E chi passa lì? Adesso ti metti lì, ti faccio la foto vicino alla mula, la mula più famosa d'Italia. Mettiti lì che ti faccio la foto. Ah, da lì hai il fieno, butti giù. Ma qua più niente. Sono morti 2 anelli. Ah. Quella lì, ne ho fatti 2, non c'è neanche un goccio di là. Non li ha levati? Uno lo sono fatto 8 giorni, un altro un mese, dopo è morto. Questa ce n'ha altri 2, ma... È una vecchiaccia questa qua, vecchia anche lei, io la levo appena appena. Ma qua il fieno devo portarlo tutto in spalla. Lo so. Con cosa porti, con i teli o? Oh, qui. Con 2 legni e... I legni coi cordini? Sì. La cambiamo la freschiera, non so. Sì, 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 sì. Dai, che tacciamo il terrotto. Guardale qua come mangiano bene. Adesso acqua per stasera, forse se non ancora, però... Questa è l'acqua del tetto. Ah, c'è il pozzo qua? Sì, avanti lì. Dovevo andare a prenderla. Volevo andare a prenderla, però per stasera, perché non ce n'è ancora abbastanza. È un po' che non piove. Ah, che belle. Sì. Ciao Flaminio, è stato un piacere.
bere la bottiglia di Barbera con te, ritornerò sicuramente a trovarti. Allora, ci sta sempre di male. No, 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 io vengo a trovarti e ti porto il dolcetto la prossima volta. Il dolcetto lo conosco. Il dolcetto. Quando sono andato là a Civo a fare la grappa, il dolcetto. Ah. Però il dolcetto, un anziano lì mi ha detto, è buono ma dura 2-3 anni al massimo. Sì, sì, e sì. E infatti andava a male? Facendo, andava male. E ci abbiamo fatto un po' di grappa. Boh, va bene. Ti... Altri 100 anni di questo, quanti anni hai tra l'altro? Aspetta che devo fare il conto. Dai, 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 dai. Sono nato nel 48, fai tu il conto vuoi. Ah, ok, sei dal 48, va bene. Questo mese faccio il 75, tra 15... Sei ben in gamba, altri 100 di questi? Ma i primi 100 sono i più duri. Ah, sì, sì, poi è tutto normale dopo. Dopo si stabilizza. Passa un po'. Ah, e alle pecore lì le foglie cosa ne fai delle foglie? No, quello sarebbe per ah, da mettere qua davanti. Ma adesso non serve. Queste sono le reti che porti il fieno? No, per le foglie. Per le foglie? Fieno non ho, c'ho i legni. C'è i legni con le corde? Ah. E dove le hai comprate? Su internet? Lo fate io. Ma no, non ci credo. Come Amazon. Amazon? Amazon gliela portate. Ah! Sì, sì! Ma arriva il corriere qua? No. Amazon non arriva? No, ammazzo io. Ma e il telefono ce l'hai, il telefono? Ma a me no! Che ma Cristo! Ma allora... Ma vuoi che abbia anche il telefono con te, amore? Non dovrò averle tutto io, le disgrazie o no? Ma quindi tu non hai spese vive? E certo che ce l'ho. E il gas ti arriva, il gas? No. Neanche quello? Oh, sembra marcherei. Oh, gasolo. E come fai a scaldare l'acqua? Come si fa a scaldare l'acqua? Sai, qualche anno fa, sarà stati 7-8 anni fa, è venuta del comune una... Voleva fare il censimento sull'agricoltura e ho trovato, e faceva freddo, gennaio, ma allora faceva freddo. Trovo lì no, ci sediamo qua, faccio presto 4 domande. E mi ha detto, sì, casa non è tutta mia, metà, allora, sotto c'è la stalla, metà ci sto io, sopra c'è il fieno. Dopo una domanda mi fa, c'hai... il soggiorno Vai pioggia, ciao Maiaso, ciao mamma. Il soggiorno faccio mia cosa è e poi cos'è tu soggiorno? Io non lo so, neanche adesso non so cosa è. Io soggiorno qua tutto l'anno Quindi... poi mi ha fatto un'altra domanda, ma c'è l'acqua calda quando sulla... Sono un po' prendo quella fredda la faccio scaldare. Sulla stufa? E dopo bisogna usarla subito, se no torna a venire fredda. Ah, boh. E poi di notte, quando mi veniva in mente, mi faceva male la pancia dal ridere, doveva farmi andare a fatto acqua corda. C'è trovato l'acqua corda. Che personaggio. La chiesa. Dai, ciao, dai, passa poppa. Ma quindi ma hai il soggiorno? Ma Cuneo che c'è l'ha così bello. Cuneo è come qua, più o meno. È un po' più massimo. No, qua quanti anni di altitudine? Sì. Cuneo è 500, Ma là, il mondo... Ma il soggiorno quindi non gliel'hai fatto vedere a quella lì del comune? No, non è venuto fino a quasi fermata là. Ah, boh. E non ti ha chiesto del bagno? No, il bagno. Il bagno, la doccia? La doccia la faccio all'estate. Nel fiume? No, è troppo lontano. Guarda, io d'inverno mica mi lavo tanto. Ah, bon. L'estate sì. Una volta alla settimana faccio il bagnetto. Perché devo andare giovedì, vado a barattare la verdura e poi l'estate... a lavarsi fa niente, ma adesso mica tanto. No, è fredda. Sì. Ma sono così.
Bon, dai, adesso ti saluto che vado con Pietro, perché sennò si incazza, ciao. Che dobbiamo ancora andare in altre stalle. Ecco. Ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, vi mando al prossimo video, perché sono giornate molto intense. Adesso vado di nuovo a trovare Pietro e andiamo in Val Canale. E dovremo prendere su questa strada qua. Vado a sistemare pioggia. Grande pioggia! Ciao ciao, al prossimo video! Oilà! Arrivo!